Una delle icone della collezione del Museo Pietro Canonica nel cuore di Villa Borghese è senza dubbio lei, il busto che ritrae Donna Franca Paola Iacona di San Giuliano che nel 1893 sposa Ignazio Florio Junior. Sì, proprio quei Florio a cui Stefania Auci ha dedicato la saga bestseller dei Leoni di Sicilia. Regina di Palermo per i suoi concittadini, Stella d'Italia per il Kaiser Guglielmo II, Donna Franca venne immortalata da Giovanni Boldini in un celebre ritratto e soprannominata da D'Annunzio l'Unica. Nella sua epoca, e grazie anche al suo contributo, Palermo divenne una delle più vive città europee. La scultura che rappresenta il suo ritratto è uno dei capolavori di Pietro Canonica, ma come mai si trova qui, presso il museo in Villa Borghese e non a Palermo? È perché Donna Franca l'ha rifiutato o perché Canonica non ha voluto liberarsene? Non lo sappiamo con certezza, ma senza dubbio il ritratto di Franca Florio realizzato da Pietro Canonica è molto più audace e seducente rispetto al dipinto di Boldini, dove le caviglie della dama sono ben coperte e il décolleté, secondo una leggenda romantica, dovette essere ricoperto dal pittore per le proteste del consorte. Forse Canonica stesso si è rifiutato di cambiare la sua scultura ed è rimasta come una delle principali rappresentanti della sua capacità di penetrare all'interno del carattere, della psicologia dei suoi soggetti. Franca Florio si mostra elegante, fiera, nobile, esattamente come la ricordano e l'hanno rappresentata i grandi artisti che hanno potuto incontrarla. You